Oggi parliamo di FinTech e InsurTech, i due trend del momento nell'ecosistema startup. Diciamo che stiamo assistendo a una vera e propria rivoluzione nel mondo, diciamo, assicurativo e bancario. Negli ultimi anni sono creati degli hub importantissimi a Londra, in Germania e abbiamo iniziato anche in Italia, su Milano e anche su Torino. E il FinTech, diciamo che in maniera dirompente sta entrando all'interno del sistema bancario tramite delle nuove applicazioni, diciamo in qualche maniera rivoluzionato il sistema di fare banca, il sistema e l'experience con cui noi approcciamo alla finanza e tramite delle piattaforme completamente innovative e dei business model completamente innovativi e direi dirompenti. Stessa cosa sta avvenendo negli ultimi anni nel mondo delle assicurazioni con l'insurtech. Ma cosa sono effettivamente fintech e insurtech? Sono l'unione della tecnologia al mondo della finanza e l'unione della tecnologia al mondo assicurativo. Quindi andando a creare nuovi modelli di business, nuovi approcci e nuove experience all'interno delle app, stiamo in qualche maniera rivoluzionando l'approccio al mondo bancario e al mondo assicurativo. Ne abbiamo tanti di casi, pensiamo in Italia ad esempio a Satispay o a casi più importanti a livello mondiale come PayPal o banche completamente digitali o sistemi di trading con un'experience one click che ci consentono di poter in qualche maniera acquistare e vendere quote, opzioni binarie in maniera molto easy. O pensiamo anche nel mondo assicurativo, a tutto ciò che sta portando l'instant insurance nel mondo assicurativo, o le polizze di gruppo, le polizze peer-to-peer, tutti i sistemi e business model completamente nuovi che stanno rivoluzionando il modo di fare banca e il modo per noi utenti di vivere il mondo assicurativo e bancario. Ve ne vedremo delle belle nei prossimi anni. I fondi stanno puntando moltissimo su queste nuove tecnologie e soprattutto in Europa con l'introduzione della PSD2 e dell'open banking stiamo vivendo una rivoluzione vera e propria, perché con la PSP2 noi che cosa stiamo portando? Stiamo facendo sì che le banche aprano tramite delle API i loro sistemi legacy a piattaforme esterne, quindi ci si potrà connettere direttamente a tutte le piattaforme bancarie. Altra cosa importante è quella che vediamo dai grandi, quindi Facebook, Amazon, stanno tutti portando a diventare le loro piattaforme banche, quindi poter utilizzare i loro miliardi di utenti, solo Facebook ne ha 2 di miliardi, e verso il sistema bancario, quindi pagamenti digitali. Quindi siamo, diciamo, abbastanza, diciamo, sintonizzati su queste tematiche perché il futuro ci riserverà molte sorprese.